Ragazzi, buon sabato a tutti. Allora, stasera c'è Lazio Juventus, vabbè. Comunque non voglio parlare della partita. Non so neanche se me la guarderò, ve lo dico subito perché forse sono via, adesso vedrò. Devo un po' analizzare un po' di cose. Allora, intanto mentre bolle l'acqua, voglio tornare a quest'estate, perché molte volte c'è qualcuno che mi riporta: "Ma tu non avevi detto di Guardiola, ma tu non eri quello di Guardiola", che tra l'altro di quelli che riportavano di Guardiola ero l'unico a dire comunque che è una scelta, ok? È una preferenza della società, però non davo nulla per certo. Quindi anche qua quelli che mi rompono il cazzo sbagliano persone. Infatti, tra quelli che riportavano di Guardiola sono stato quello che ha perso meno iscritti, ad esempio, perché gli altri vedo che comunque ne hanno persi tanti, poi qualcuno li ha recuperati, però molti hanno perso molta credibilità perché davano per certo Guardiola. Io no, io ho fatto una guerra con i giornalisti, lì ho sbagliato perché c'era qualcuno che riportava in buona fede, però c'erano altri che facevano gli arroganti e poi in tutta l'estate e anche in questi mesi hanno fatto parecchie figure di merda. Allora, a parte questo, io prima che arrivasse Sarri dissi una cosa: adesso società Juventus dovrà far vedere se vuole veramente fare il salto di qualità e non solo sul campo, perché comunque prendendo Sarri hanno voluto, diciamo, stroncare un po' con il passato e con il gioco, diciamo, speculativo del passato e attendista. E hanno voluto prendere appunto un allenatore che facesse giocare, non dico bene la squadra, ma in maniera propositiva ed europea la squadra. Però quando io dicevo una cosa, cioè quando dicevo che la scelta avrebbe poi dimostrato cosa avrebbe voluto fare la Juventus, cioè cosa, se veramente avrebbe voluto, diciamo, fare il salto di qualità a livello europeo, se veramente avesse voluto. Oh, no, avrebbe, è giusto, non è che ogni volta che c'è il se bisogna mettere avesse comunque, no, perché ogni tanto siccome purtroppo ci sono i nazisti della grammatica, sono sempre lì pronti a, che poi uno che fa video tutti i giorni può succedere che qualche volta facciano uno strafalcione, insomma, lo fanno i giornalisti, lo fanno chi è in televisione e fa questo per lavoro, insomma, penso che lo possiamo fare pure noi. Vabbè, comunque, a parte questo, allora, quello che di fatto dopo 4-5 mesi dimostra quella scelta, di fatto dà ragione a me. Ma non perché Sarri non è un ottimo allenatore, assolutamente, io ho fiducissimo in Sarri, lo sapete benissimo, appena arrivato alla Juventus ho subito iniziato a tifarlo e continuo a tifarlo e continuo a credere nelle sue idee. Però il fatto che la Juventus abbia scelto per motivi economici quello che volete, ma probabilmente ci sono state, cioè sono state fatte delle scelte sbagliate prima, allora a quel punto con Ronaldo e quant'altro. Il discorso di Ronaldo, torno un attimo indietro, lì sono stati sbagliati i calcoli, ragazzi, perché la Juventus ha preso Ronaldo quasi sicura che Allegri l'avesse poi portata quantomeno in semifinale di Champions League. Invece non è arrivata in semifinale e questo ha pesato moltissimo sul bilancio della Juventus, perché quando dico che Allegri è stato cacciato non per un obiettivo sportivo mancato, come può essere la Champions League, ma per un obiettivo economico mancato, intendo proprio questo, perché Allegri, se no, dopo Cardiff sarebbe stato cacciato subito perché ha perso la seconda finale. Invece, con la finale acquisita, ha comunque portato nelle casse in 3 anni 200 milioni alla società. Ed è questo che conta nella Juventus, non la Champions League mancata o conquistata. Non interessa questo, interessa che tu arrivi a portare dei soldoni alla società. E nell'anno di Ronaldo, se tu non passi i quarti finale, fai un danno economico enorme alla società ed è per questo che Allegri è stato cacciato. E probabilmente, secondo me, è stato cacciato anche sotto un po' pressing degli azionisti, ovviamente di maggioranza, questa è una mia opinione. Però di fatto
purtroppo su molte scelte, secondo me, contano molto anche gli azionisti, conta molto anche il consiglio di amministrazione in generale, quindi vabbè. Però, quando dicevo appunto che la scelta tra Guardiola e Sarri avrebbe un po' fatto capire un po' a tutti, ma non, ripeto, come gioco, perché Sarri comunque ha un gioco e fa un gioco simile rispetto a Klopp e Guardiola, ma come mentalità. Perché lì dovevi scegliere se continuare ad essere una società aziendalista, quindi tu fai il mercato e prendi un allenatore che ti valorizzi le scelte di mercato, o tu diventi veramente, o tu insomma potevi diventare una società non solo aziendalista, perché un po' tutte lo sono, ma soprattutto una società sportiva, cosa che la Juventus raramente lo è stata, e scegliere un allenatore, un manager, perché in Inghilterra, ma anche in Spagna ormai sono tutti manager, cioè gli allenatori fanno il mercato e non lo fa. E non li fanno la società, le società, e poi l'allenatore deve adeguarsi. No, assolutamente no, anche perché sennò poi l'allenatore va via. E questa è la differenza. Infatti, la società prende sempre allenatori che stanno buoni, stanno zitti, e poi appena alzano la voce dicono: vabbè, allora la nostra avventura è meglio finirla qui, perché noi continuiamo su questa linea, e se a te non va bene, è giusto che tu te ne vada via. Ecco, è successo con Conte, con Allegri, ripeto, è successa una cosa diversa. Lui non è arrivato in semifinale di Champions League nell'anno di Ronaldo, ha fatto un danno economico importante alla società. Però dicevo questa cosa qui: scegliere Guardiola spaccherebbe non solo sul campo, ma anche come mentalità e come DNA, spaccherebbe completamente e totalmente con il passato. Ripeto, problemi economici, ok, quindi il problema è quando mi difendono Allegri a prescindere, non capiscono che i problemi che abbiamo adesso ce li abbiamo per colpa soprattutto di Allegri, delle sue scelte tecniche e del fatto di essere stati eliminati ai quarti finale nell'anno di Ronaldo, perché è stato un danno enorme economicamente e poi ti sei dovuto arrangiare in un qualche modo. Quindi, poi non so, probabilmente sarebbe rimasto Allegri qualora fosse, diciamo, passato in semifinale, o anche no, chi lo sa. Però sta di fatto che Guardiola era stato contattato già prima dell'eliminazione, non si sa quindi, ma è stato contattato da Nedved, non da Agnelli. Agnelli, per Agnelli si poteva tranquillamente continuare con Allegri, questo è il fatto. Nedved e Paratici ci hanno spinto per il cambio della guida tecnica, per fortuna. Però, ripeto, quando dicevo che, e molti poi mi hanno detto, sì, ma adesso che c'è Sarri, io ho lasciato parlare il campo, nel senso che Sarri, comunque, ripeto, io ho grandissima fiducia, io veramente ho grandissima stima di quello che cerca di fare Sarri con un materiale umano che purtroppo non ha. Però quella scelta lì, per me, quando dicevo, ragazzi, se scegliamo Sarri, sarà comunque a livello di gioco un upgrade, a livello di mentalità sarà comunque un ridimensionamento un po' totale, perché comunque se vuoi fare il salto di qualità a livello europeo, quindi puntare a vincere già così, devi prendere un allenatore che l'abbia già vinta. Questo era un mio punto di vista. E non scegliere Guardiola, ripeto, secondo me è stato un ridimensionamento, e di fatto, in questi 4-5 mesi dimostra tutto, perché poi con il non arrivo di Guardiola, che poi avrebbe, non dico ho presentato la lista della spesa, però ho presentato qualche giocatore importante e costoso e non parametri zero come Ramsey, Rabiot, faccio un esempio, o Danilo, o scambi scellerati, perché Guardiola avrebbe sicuramente voluto Cancelo nella sua squadra, infatti l'ha voluto al City. Questo è il problema, e infatti poi dopo il non arrivo di Guardiola si è un po' rispecchiato tutto sul mercato, perché abbiamo fatto un mercato insufficiente. È un mercato non da top europea, che è uscita ai quarti finale, doveva fare il salto di qualità a livello europeo per puntare a vincere la Champions League, e quindi dovevi fare sicuramente più acquisti importanti rispetto alle tue rivali europee. Questo non è avvenuto sia sulla panchina sia sul campo. Quindi quando ho detto
scegliere Sarri al posto di Guardiola per vari motivi economici, quello che volete, ci avrebbe dato una nuova linfa in campo, però con giocatori che potevano fare al caso di Sarri, non con questi giocatori. Però a livello di DNA non sarebbe cambiato nulla, a livello societario, a livello anche di mercato, a livello di proprio mentalità europea. Questo purtroppo è stato in questi mesi, secondo me, veramente c'è stata la dimostrazione di questo. Poi, ripeto, come ho detto ieri, se non sbaglio, la società ha fatto delle scelte scellerate, fallimentari in questo momento, e dobbiamo fidarci solo ai giocatori e a Sarri. Il fatto che i giocatori stiano tutti con Sarri, non so Ronaldo, però la maggior parte, soprattutto capitano e vice capitano, li sento entusiasti del gioco di Sarri e dicono che questo è un calcio europeo che chiede l'Europa. Qualora Sarri non dovesse vincere nulla e dovesse essere esonerato, ok, la società dimostrerebbe, a mio avviso, il non voler rischiare di vincere quella coppa lì, ok, e farebbe un passo indietro anche sul campo, prendendo un allenatore appunto speculativo, e quindi non ci sarebbe nulla da esultare qualora Sarri venisse esonerato dopo un anno, anche qualora non dovesse vincere nulla. Comunque, il mio pensiero, ve l'avevo detto in estate, qualora Juventus avesse scelto Sarri e non Guardiola, per vari motivi economici, quello che volete, sul campo magari avremmo fatto un upgrade, ok, ma a livello di mentalità non sarebbe cambiato nulla, perché la società sarebbe rimasta una società aziendalista e non una società sportiva, che di fatto parliamo di calcio. Si chiederebbe a una società se questa società insomma vuole prima o poi vincere la competizione più importante per club. Purtroppo questo non è avvenuto. E in questi mesi, secondo me, c'è stata la dimostrazione che probabilmente avevo ragione. Buona giornata a tutti.